E dopo una breve pausa si ritorna su Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Benvenuti in questo nuovo appuntamento. Nello scorso episodio ho finito Sentieri Spettrali e il boss non è stato troppo difficile, ma oggi ci attende, se non mi incastro, l'ultimo mondo. Sono incastrato, ma dai. Niente, mi ero davvero incastrato, non riuscivo più ad uscire, ho dovuto riavviare il gioco. Beh, riproviamoci, lago di lava. Sperando stavolta di non incastrarci. Cercherò di non incastrarmi più che altro, perché riuscirci è facile. Allora, questo è da spostare qua, e questo è chiaro. Oh, yes. Poi questa la prendiamo, poi spostiamo questo rosso, eccolo qua. Il blu purtroppo bisognerà farlo a fine gioco. Ci sarà qualche arma da endgame probabilmente, ma vabbè, non è per il momento. E qua sopra. Non so perché quel cerchio mi diceva vai lì. Ah, ma devo spostare questo, quindi è più lunga la faccenda. Ah, però c'è molto tempo a quanto pare. Ancora non ticca l'orologio. Facile! Ci danno un bel po' di tempo. E un'arma buona questa perché è oro, ovviamente. Cyborg per Yoshi. Rabbid, ma Yoshi Rabbid, insomma. Allora, prima sono riuscito a incastrarmi qua. Ora non voglio incastrarmi. Andiamo direttamente al lago di lava. Quindi questo è il mondo finale dove ci aspetta Bowser probabilmente e anche il nostro fan, il nostro più grande fan che ci ha dato consigli. Signore e signori, benvenuti nella Tana del Leone. Bowser Jr. si è decisamente dato da fare in assenza di suo padre. Eh beh, direi. Più che altro si è messo al lavoro per se stesso, non per il padre. Quanta roba. Ha trasformato il cratere di questo vulcano in una sorta di centro di produzione militare. Temo che tutto quello che abbiamo affrontato finora non fosse che il preludio della catastrofe. State in guardia. Ci proverò, che ti devo dire, Bipo. Tra l'altro questa bomba, fighissima. Per carità, Bowser è malvagio e tutto, però ha gli outfit più fighi lui. Nulla che un Mario Tanuki non possa sconfiggere o competere con, però. Insomma. Ma sto Rabbid qua? Un papito proprio? Ok, ha passatempo a grattarsi, ok. Ah, qui non possiamo ancora niente perché ci vuole la trivella che non ho. Non è illuminato, ma è l'unica strada percorribile. Spera del potere, buone. Solo 10? No. Me ne servono un pochino di più. Ui. Qua dietro invece ho un altro segreto. Ah, CD musicale. Va bene, let's go. Qua dovrebbe esserci a breve la prima battaglia. Ah, era segnata, ma non me ne ero accorto. Però sì, in genere ti danno un minimo di esplorazione e poi subito con la prima lotta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sconfiggi tutti e combattiamo. Ho entrambi 50 e 50 di possibilità. Buono. Buonissimo. Davvero bene. Vai, vai col carretto qua che distrugge tutto. Bene, con Rabbid Peach invece vado anche con lei col carretto. Perché è molto utile. Se riuscissi, ecco. Facciamo così non rientro anch'io nell'esplosione, magari. Surprise, motherfucker! Oi oi, scudo. Mi paro. Allora, con Peach posso fare diverse scivolate. Quindi sto tranquillo. Faccio un bel po' di danni.
Ma ovviamente questa prima lotta la commento un po' più delle altre perché beh, la prima ci sono nemici che non ho visto. O meglio, non li ho visti, ma neanche me li ha. O che non mi ricordo di aver visto. Il che è molto probabile conoscendomi. Mamma mia, che lavoro di squadra! Guardate che bravi! Mamma mia, come l'ho sniperati con lo sguardo e la vista dell'eroe. Mamma mia. Gioco di squadra perfetto. Ah, sì, prosegue. Ah, devo raccogliere nulla? Forse qualche monetina? Sì. Ah, qua fanno i torcioni. Non quelli che si fanno durante i falò. Altri tipi. Dunque. Che cosa? Ah, e beh, potevo lasciarlo, sia mai. Vabbè, a me sta roba piace un sacco trovarla, scovarla. È bello. Mi piace il completismo. Questo me lo lascio per dopo, magari, che non mi sembra il caso di prenderlo. Qua altra roba da chiudere, ma perché mettono sta roba? Tutta roba endgame. Bene, possiamo proseguire ora. Nuova battaglia ci attende. Nuovi nemici, da qui non sembrerebbero nuovi nemici, quindi potrei fare una cosa un pochino più veloce. Attenti, stanno piovendo rocce vulcaniche su tutto il campo di battaglia. Una doccia di lava non va presa da leggera. A dire tutto sarebbe meglio non prenderla e basta. Vedete quelle zone bruciacchiate che lasciano sul terreno? Meglio evitare di calpestarle. Questo è un vulcano un po' particolare. Oserei definirlo piuttosto metodico. Una volta che colpisci in un punto, ci sono buone possibilità che succeda di nuovo. Sostare in quelle zone bruciacchiate vuol dire letteralmente giocare con il fuoco. Meglio che succeda ai nemici piuttosto che a noi. E allora, let's combattiamo. Ah, ho vinto con Luigi alla fine. Ha mandato fuori uno dei Rabbids e via. Va bene, non me ne ero accorto assolutamente che mancasse solo uno. Meglio così. Ero molto concentrato sul sconfiggere gli ultimi nemici che non mi ero accorto ne mancasse solo uno. Let's go. Continuiamo un altro pochino allora. Oh, ok. Ah, qui bisognava andarci per forza. O meglio, per forza se vuoi fare 100%. Non è che punto al 100%, però. Insomma, se ci sto, tanto vale prenderlo, no? Ah, che bello! Ma dove si entra ora? Figata! Stupendo. Le ambientazioni di questo gioco sono fenomenali. Davvero. C'è poco da fare. Allora, non mi sento tranquillo con tutta quanta sta roba in mezzo alla strada. Preferisco eliminarla e poi provare a prendere le monete rosse. Allora, via. Ah, però stanno anche qua. Probabilmente questa era l'ultima da prendere, era meglio. Ma stanno di qua. No, non stanno di qua. Ah, forse stanno giù per lo sci per quella specie di scivolo. Mi sembrava uno scivolo, ma non è uno scivolo. Fammi cambiare visuale, per l'amor del cielo. Fastidio. Probabilmente stavano per di qua, ma non ci ho fatto caso. Riproviamoci. Ah sì, stanno qua, infatti. Dai, let's go, veloce, veloce, veloce. Oh, ok. Ma torno un attimo indietro a prendere quello che ho lasciato.
Si era aperto qualcosa lì della fornace? Arma nuova! Per... Oh, Magillo! Il cappello da mago utilizzato per realizzare quest'arma è stato acquistato in un parco divertimenti del New Jersey. Reference al cappello di Topolino in fantasia? Probabilmente. Oddio, anche se nel New Jersey non mi pare ci sia un Disney Resort o qualcosa del genere. Effettivamente non c'è un Disneyland nel New Jersey, ma c'è Disney World, il che è tutto un altro dire. Ma il cappello al quale fa riferimento il gioco è sì il cappello che usa Topolino o Mickey Mouse, che dir si voglia, in fantasia. È praticamente uguale il decoro che ha quell'arma, quindi è per forza lo stesso cappello. A questo punto facciamo anche il mondo 2. Cioè il secondo capitolo del mondo 4, voglio dire. Oh, nuovo nemico! Nuovo, per modo di dire. È un reskin degli altri. Però sì, relativamente nuovo. Non ce li presentano neanche più. Dice, vabbè, fate come vi pare, ormai è fatta. Capitelo se volete capirlo, se no amen. Allora, io voglio provare a fare una provata. Prenderò un sacco di mazzate con quel povero Cristo di Mario. Ma devo farlo. Oh, miele! Però si può comunque attaccare. Inchiostro! Ah, danno inchiostro loro! Purifico Mario. E... mi nascondo qui. E vado col carretto, così non prendo Mario. Sta andando bene, quindi ora deve succedere qualcosa che la fa andare male. Ah, ecco, tipo lui che salta qua sotto. No, cosa ha fatto? È pazzo. È un criminale! È un criminale! Mi brucia Peach! Perfetto. Ho preso un po' di dannetti alla fine, ma così va. Che ci vuoi fare? Proseguiamo ancora un pochettino, dai. Ah, qua c'è un piccolo puzzle da risolvere. Che succede qui? Oh, forte! Ah, un fabbro. Sì, è bello vedere che le cose vengono fatte ancora a mano, certo. Vediamo un po' se ho capito. Ah, ok. Ah, quindi devo fare così ora. Ok. Bastava premere il pulsante. Non so perché non l'ho premuto. È stata una cosa molto stupida da doverci pensare. Comunque, no, il fungo non mi serve ora. E possiamo proseguire? Allora, io ora qua mi sa che c'è una battaglia un pochino più complicata. Ma la voglio fare? Sì, facciamola. Poi magari prendo il fungo se serve. Raggiungi la zona. Non è complicata, ma è lunga. Molto lunga, sto vedendo. Sì, lo è. Ok, sto cercando di arrivare il prima possibile con Luigi. È fatta, ma... non male. Ah, neanche nei turni richiesti. Con lo scarto di uno. Dammi un punto extra, no? Tanto che ci sei. Non lo so. 40 sfere del potere. È tante. Sono tante rispetto alle altre volte. O sbaglio? Vabbè. Ad ogni modo, il video termina qui. E ho fatto un bel po' addirittura. Cioè, nel senso, ho esplorato per benino. Ho giocato anche bene rispetto alle altre volte. Mi aspettavo che fosse molto più difficile questo ultimo mondo. Ma per il momento no. Magari poi, andando avanti, mi arano e mi seminano anche. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.